Quindi carissimi, proseguiamo inshallah la nostra presentazione delle 10 virtù della fede, così come classificate dal Minhaj Nabawi dall'Imam Hassan al-Yassir rahimahullah. E oggi tocca alla sesta virtù. Come anticipato si Said, oggi parleremo di una virtù che è collegata a quella precedente, anzi, non avrebbe senso quella precedente senza questa, non avrebbe senso questa senza quella precedente. L'ilmu wal-amal sono due virtù, due qualità intrecciate. L'ilmu, imam ul-amal. Senza conoscenza non si può procedere all'azione. L'azione deve essere preceduta da una conoscenza, da una consapevolezza di quello che si va a fare. E dall'altra parte non si può avere una scienza senza un'azione. La scienza senza la conoscenza, senza un suo utilizzo pratico, non ha senso, è inutile. L'ilm ghair nafi', fa parte della conoscenza, è inutile. Il Prophet ci ha invitato a nasta'idha min Allahi min ilmin la yanfa', di chiedere rifugio a Dio subhanahu wa ta'ala rispetto a una conoscenza che non ha un'utilità. Sicuramente una conoscenza che non è collegata all'azione, che non è seguita da un'azione, è una conoscenza inutile. E Dio subhanahu wa ta'ala ci ha invitato il Prophet a chiedere a Dio, a invocare Dio subhanahu wa ta'ala per avere un'azione e una conoscenza che ci porta a qualcosa di utile. Quindi siamo alla sesta virtù, che è quella dell'azione, la buona azione, l'amel. Abbiamo detto che è legata alla precedente, e l'amel, come sapete, nel libro di Dio subhanahu wa ta'ala, è qualcosa di connesso alla fede. Quante volte nel Corano leggiamo, se non decine, se non quasi 50 o 60 volte nel Corano, Dio subhanahu wa ta'ala dice, ogni volta che parla di alladina amanu, coloro che credono, alladina amanu wa amilu salihat. Sempre la fede è collegata alla buona azione, all'azione nel bene, all'azione verso il bene. E dice Allah subhanahu wa ta'ala nel sublime Corano, Surat al-Mulk, Tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quindi qua abbiamo sempre detto che Dio subhanahu wa ta'ala, abbiamo sempre fatto riferimento a quel versetto in cui Dio subhanahu wa ta'ala dice wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Qui Dio subhanahu wa ta'ala ci dice, cioè non ho creato i jinn e gli uomini se non per adorarmi. Qui invece Allah subhanahu wa ta'ala ci dice egli è colui che ha creato la morte e la vita per provare chi di voi è migliore in opera. Quindi la creazione della vita e della morte ha come scopo quello di provarci, provare le nostre azioni, se le nostre azioni saranno delle azioni buone o meno. Quindi l'azione è qualcosa di fondamentale, è lo sbocco di tutto quello di cui abbiamo parlato prima e dà senso a tutto quello di cui abbiamo parlato prima. Quindi questo per quanto riguarda il Corano. Il profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, anche lui connette, perché stiamo parlando della stessa rivelazione, sotto forma diversa, ma è la stessa rivelazione, Sallallahu Alaihi Wasallam dice, ليس الإيمان بالتمني أو كما قال إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. Il vero la fede è ciò che si radica nel cuore, è qualcosa che si radica nel cuore che viene confermata dall'azione, viene provata dall'azione. Quindi l'azione è fondamentale per dimostrare questa nostra fede. Senza azione la fede non è completa. Dice l'Imam Hussein Yassin in Risale Tadkir, la fede è adesione del cuore, attestazione della lingua e azione delle membra. L'imano, يعني إيمان أو يقين بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح. Azione delle membra. Qui sono tre cose collegate che definiscono la fede stessa, di cui l'ultima è l'azione. Le persone di fede si riconoscono dalla buona opera. Perché come facciamo a riconoscere una persona di fede? La riconosciamo dalla buona opera che questa fede lo spinge e lo motiva a fare. Dice Allah subhanahu wa ta'ala sul Sublime Corano, coloro che hanno avuto fede e hanno ben operato avranno felicità e gioioso ritorno. Alladina amanu wa amilu salihati, tuba lahum wa husnu ma'ab. Quindi sempre non è solo la fede da sola, ma è la fede seguita dalle azioni buone. Dice Ibn Arsene Sin, un altro libro, il libro dell'Ihsan, dice, e Dio l'Altissimo ci ha informato nel suo libro, nel suo chiaro libro, che ama certi tipi di persone e che non ama altri tipi. E l'amore di Dio subhanahu wa ta'ala, che ci dice così nel Corano, è legato ad alcune azioni che fanno queste persone. Ci sono alcune azioni, alcune persone che sono contraddistinte per alcune azioni, e Dio li ama,
e altre persone che sono contraddistinte con azioni invece cattive, se vogliamo dire, e Dio non li ama. E dice di Marcello Sir, così Eli, riassumendoci come Dio ci ha rillustrato coloro che ama, così Eli, glorificato sia, ama i benefattori, i pentiti, i purificati, i devoti, i pazienti, quelli che si affidano a lui, i giusti, e ama coloro che si impegnano per la sua causa in ordine compatto, come se fossero un solido edificio, e ama le persone umili verso i credenti, umili verso i credenti, ma nobili e orgogliosi verso gli oppressori. E dice, questi sono quelli che Dio subhanahu wa ta'ala ama. Quelli che invece, benedetto sia il suo nome, il sublime, il suo potere, non ama, sono gli aggressori, non ama la corruzione, non ama ogni mescridente peccatore, non ama gli ingiusti, né l'arrogante vanitoso, né il traditore peccatore, né i corrotti, né gli spreconi, né i traditori, né gli arroganti, né coloro che si rallegrano per il basso mondo, dimenticando l'altra vita, non credendo in Dio subhanahu wa ta'ala. Quindi caratteristiche queste di operatori, di persone che operano con diverse intenzioni e direzioni, che coprono tutti gli aspetti della vita, positivamente e negativamente, coprono l'ambito politico, economico, sociale, morale e comportamentale, riguardano il movimento delle persone negli orizzonti, così come i turbamenti dei cuori che sono nei petti, quindi riguardano ciò che è all'esterno e ciò che è all'interno, nel sudore. E dice in un altro libro, che è Islam Ogaden, uno dei primi libri che ha scritto negli primi anni 70, dice, in questo libro che si chiama L'Islam Domani, il sapere profetico che conduce all'azione islamica è il nostro obiettivo. È la ricerca di questa comunità frammentata, ed è la ricerca di questa comunità, la comunità al-Umma, la comunità islamica, che è frammentata e dispersa, mushatteta. Perché ci troviamo a ripetere le narrazioni del messaggero di Dio, pieni di vita e di azione, e queste non risvegliano in noi il senso della fede? E perché leggiamo il Corano di Dio senza che ciò ci muova, come se il libro e la sunna fossero stati addomesticati nel mezzo della tentazione, del fitna, e fosse stata assegnata loro un'ufficialità, quella di anestetizzare la comunità dalla sua essenza islamica? Qui l'imam Sayyid ci dice che sentiamo spesso, leggiamo il Corano, che è tutto un messaggio, un appello, un richiamo a noi affinché agiamo, affinché ci muoviamo in questo mondo, affinché ci impegniamo in questo mondo. Sentiamo il profeta sallallahu alaihi wasallam che ci richiama a tutto questo, ma tutto questo non ha nessun effetto su di noi. Sembra di essere anestetizzati, sembra di aver preso il benj, come diciamo in tahdir, come diciamo in arabo. Quindi c'è qualche problema in noi come comunità musulmana oggi, nell'attualità, in questa epoca, ed è ciò che spiega la nostra situazione oggi nel mondo. Dice, finché l'aria è piena del suono del Corano, alcuni dicono che finché l'aria è piena del suono del Corano alla radio o alla TV, e finché gli studiosi predicano il venerdì, l'Islam sta bene, l'Islam sta davvero bene, perché è la religione di Dio. Certamente l'Islam sta bene, ma noi come stiamo? Noi stiamo bene? Noi siamo forse persi con azioni vane che non portano miglioramento? Una povertà che non trova ricchezza, siamo poveri come comunità, non riusciamo a trovare il modo per arricchirci, per avere gli strumenti che hanno tutte le altre, gli altri popoli di questo pianeta. È uno smarrimento, siamo smarriti e non riusciamo a trovare una guida. E cita il verso coranico, che dice: وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. E Dio non cambierà la condizione di un popolo finché esso, questo popolo, non cambierà ciò che è in se stesso. Quindi per cambiare la nostra situazione dobbiamo cambiare quello che abbiamo nel nostro cuore. Come possiamo cambiarlo? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e i suoi compagni non erano uomini di mera contemplazione, ma erano uomini di opere giuste, non erano uomini che si erano rifugiati, erano uomini che si impegnavano, che erano impegnati nel jihad, in tutti i suoi sensi, nel jihad di costruzione, nel jihad di resistenza di fronte al male e di fronte a coloro che rappresentavano il male.
La capacità di portare a termine le nostre missioni storiche richiede da noi l'ihsan. E qua il concetto fondamentale che deve essere un faro che ci guida, ma anche uno strumento che ci aiuta a raggiungere questo faro. Richiede da noi l'ihsan, che in questo senso è indicato come la maestria, come l'itqan, come la perfezione nell'azione, che significa precisione e perfezione nel nostro lavoro. Precisione nelle qualità virtuose in termini di fede, e il criterio per questo è la sua conformità al comando di Dio e del suo messaggero sallallahu alaihi wasallam. Poi la precisione delle sue specifiche pratiche per renderlo adatto allo scopo desiderato in questa vita e nell'altra. Quindi ci vuole l'ihsan, nel senso che sia verso Allah subhanahu wa ta'ala mosso dalla fede profonda, e l'ihsan anche nell'itqan, nel farlo nel miglior modo possibile, seguendo la conoscenza giusta e la conoscenza adatta. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. Vero Dio ha prescritto l'ihsan, la maestria, ogni cosa. Ogni cosa deve essere fatta con maestria, con itqan. Per essere un musulmano dobbiamo agire in questa maniera. Dio ama la maestria, ama l'ihsan secondo il criterio della correttezza religiosa e il criterio dell'idoneità tecnica. Se ci accontentiamo della rettitudine delle intenzioni senza fornire alle nostre azioni ciò che le qualifica per colmare le lacune tecnologiche, gestionali, organizzative, politiche ed economiche, allora ci conviene ritirarci in un angolo tranquillo della storia. Non basta solo predicare, parlare di cosa, ma bisogna accanto a questo congiungerlo con una conoscenza e un'azione che ci lascia, che ci mette al livello del nostro mondo, a livello tecnico, scientifico, sperimentale, empirico del nostro mondo. Solo così possiamo essere degli attori nella storia, e la storia, e Dio subhanahu wa ta'ala ha posto delle leggi, delle sunan in questo mondo, che se noi non rispettiamo, non dobbiamo aspettarci il miracolo di Dio subhanahu wa ta'ala che ci farà di ridiventare come eravamo, ma siamo chiamati noi ad acquisire gli strumenti che ci rendono e ci mettono all'altezza di ricevere poi quella benedizione divina di Allah subhanahu wa ta'ala. Così sulla maestria dobbiamo educare, sull'ihsan dovrebbe essere quella la qualità su cui educare le nostre generazioni e su di essa organizzare anche le nostre fila. Inshallah concludo con questa citazione da un altro libro, che è Shu'ab Iman, di Imam al-Salam al-Sin, sempre gli affluenti della fede, in cui dice: il corpo e le energie che contiene sono un deposito fiduciario che Dio ha affidato alle nostre anime, gestite dalla ragione e illuminate nei credenti dalla luce della verità, della conoscenza della verità. Quindi subhanahu wa ta'ala ci ha dato questo corpo e ci ha dato delle energie con questo corpo, e noi dobbiamo saperle usare con la forza della nostra anima, con l'illuminazione della nostra ragione, della nostra mente, e con la luce della verità che ci guida. Lavorare per il sostentamento è un dovere, lavorare per rizq, per guadagnarsi da vivere, se vogliamo, è un dovere, è un atto di culto, è un ibadah per i credenti. E la cooperazione, questo è a livello individuale, a livello collettivo invece come comunità, e la cooperazione in questo senso è un atto di culto per la comunità. Aiutarci tutti insieme per fare un'opera collettiva, questa dovrebbe essere ritenuta una ibada jama'i, un'ibada per la comunità, equiparata agli atti di culto individuali. Questi, inshallah, sono gli affluenti della fede, Shu'ab al-Iman, che rientrano sotto questa virtù. Come vedete sono sei, e hanno a che vedere tutti con qualcosa a che vedere con l'azione, lavorare e guadagnarsi da vivere, ricercare il guadagno lecito, essere giusti, incorrettibili, rimuovere l'ostacolo dalla vita pubblica, dalla via pubblica, imadatul ada anit tariq, raccomandarsi reciprocamente la verità e la fermezza, chiedere l'aiuto di Dio, ricercare la benedizione della provvidenza. Sono tutte cose, insegnamenti, affluenti che magari speriamo di avere, inshallah, opportunità in un'altra occasione di approfondire, inshallah. قل ما اسمعون وأصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أسألك اللهم أن تصلي وتبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا رسول الله اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وأزرا اللهم قل لهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم
اللهم احقن دماءهم، اللهم اطعم جوعاهم، اللهم اسقي عطشاهم، اللهم انصر مجاهديهم، اللهم سدد رميهم، اللهم دمر عدوهم، اللهم دمر عدوهم، اللهم دور عدوهم، اللهم يا رحمن يا رحيم، سبحانك لا إله إلا أنت، عملت سوءا كثيرا وظلمت نفسي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.